grazie per la vostra presenza. Siamo qui insieme a tutte le autorità e a tutti gli enti che hanno contribuito in maniera importante alla ricongiunzione della collezione Piccolomini Spannocchi. È una collezione che viene da lontano, è cominciata nel 1774, allorché Caterina Piccolomini di Modanella sposa Giuseppe Spannocchi. Il valore dell'operazione che è stata fatta, lo sottolineerà meglio di me il dottor Cascio, è un'operazione che ha un valore storico, un valore culturale ed anche un valore legato alla migrazione, per così dire, delle opere e la circolarità delle opere da un'area all'altra. Infatti, come vedrete nell'allestimento, ci sono molte opere che vengono da Mantova, molte opere che vengono da Trento, molte opere che vengono dal nord Europa e anche ovviamente opere senesi. Tutto questo ha certamente un significato artistico di particolare rilievo, ma arricchisce ancora di più il Santa Maria della Scala. La permanente, che è costruita al quarto livello, è una permanente che darà l'occasione di una circolarità ancora maggiore, ancora superiore in questa splendida piazza che potete ammirare anche dalla finestra della Italo Calvino, di questa sala che abbiamo davvero voluto fortemente finire in tempi rapidissimi. Tutto questo non sarebbe stato possibile se non ci fosse stata una collaborazione stretta fra chi l'allestimento ha fatto, fra chi ha voluto fortemente la ricongiunzione di tutte le opere e ovviamente quindi il dottor Cascio, la sovrintendenza, la provincia di Siena. Quello che ha detto il sindaco è vero, questo nasce da una forte volontà di collaborazione che ha origine, è stata sancita perché ha origine dall'accordo di valorizzazione che nel 2017 la Direzione Generale Musei del Ministero allora dei Beni e delle Attività Culturali e oggi il Ministero della Cultura ha stretto col Comune di Siena e con noi, Direzione Regionale Musei della Toscana e Pinacoteca Nazionale di Siena, come dire, braccio operativo. Questo accordo di valorizzazione ha dato già molti frutti, da subito lo spostamento della tinchiera del Becchietta nel contesto della Cappella delle Reliquie, la definizione della gestione del Museo Archeologico Nazionale di Siena che sta comunque all'interno del complesso museale di Santa Maria della Scala e ora la riunificazione della collezione Piccolomini Spannocchi come nuovo allestimento stabile, quindi non come una mostra, all'interno di questa struttura importante e così centrale per la città di Siena. E voglio anche ricordare il recentissimo accordo per il biglietto integrato tra i musei civici, il complesso di Santa Maria della Scala e la Pinacoteca Nazionale di Siena, tutti i passi che vanno nella direzione impostata molto bene dall'accordo di collaborazione istituzionale per mettere insieme le forze, le energie, le capacità, le competenze per raggiungere questi risultati che vanno appunto nella direzione dell'immagine comune o perlomeno della volontà comune di proporsi a un pubblico che adesso insomma speriamo torni presto, ma comunque a un pubblico internazionale. Quello che spicca di questa collezione, che è senese ma in realtà è aperta al mondo, è questa forte presenza di scuole nordiche dell'Europa, ma anche dell'Italia del Nord, la città di Mantova e di Trento, come vedrete nella mostra e seguirete leggendo il catalogo e vedendo anche i video di commento che sono presenti nell'allestimento. Sono le città da cui in parte le opere vengono, tutto che hanno operato alcuni di coloro che hanno formato questa collezione. Quindi il pubblico vedrà opere che non si aspettava di vedere, vedrà settori della storia dell'arte e della pittura che non si aspettava di conoscere e li vedrà in questo contesto meraviglioso di Santa Maria della Scala, sapendo che può poi continuare la sua visita negli altri siti museali cittadini, potrà usufruire del biglietto integrato e venire in Pinacoteca, per esempio, dove sono rimasti, ricordo, i cartoni del Beccafumi,
rapimento dell'uomo, che storicamente fanno parte della collezione, ma per ovvie ragioni anche conservative, ma anche perché, diciamo, nella Pinacoteca in effetti si collegano meglio poi al resto della collezione, e le altre opere del Beccafumi ritrovano una consonanza, e dando quindi comunque la possibilità, e anzi lo spunto, al visitatore di non fermarsi prima di muoversi e di venire a pochi metri di distanza a visitare la Pinacoteca. Il complesso della Scala è un complesso di enormi valori, bisogna ripetere, ma tutti quanti ne siamo convinti. La sua offerta è eccezionale, si parla di Acropoli senese, no? Davanti abbiamo l'opera dell'uomo con il suo patrimonio meraviglioso, qui la struttura della Scala che già ha tanto altro, la parte archeologica che è fondamentale, il materiale appunto dello Stato, del Comune, qualche cosa di molto delicato che va preservato, che va poi posto all'attenzione sempre di più del pubblico. Quindi il momento simbolico è chiaro per tutti. È chiaro per tutti anche l'offerta che viene fatta, l'allestimento stabile della collezione Piccolomini Spannocchi è una offerta particolare, non è soltanto grandi nomi e anche altri nomi che il pubblico non conosce, che conosce di meno, come può essere Piccarpione, Maffei, Darpino, Farinati, artisti molto godibili, ma è un'offerta elaborata, perché offrire a un grande pubblico una collezione vuol dire non soltanto fare vedere delle opere d'arte, ma insegnare al grande pubblico che esiste dietro l'arte qualche cosa in più, che è la scelta di committenti, la scelta di collezionisti, che per molti non è chiara, ma quando è chiara arricchisce la visione, rende possibile la visione e la comprensione di questo eccezionale patrimonio. Grazie dell'invito, grazie all'amministrazione comunale di Siena, al sindaco avvocato Luigi De Mossi, grazie a chi mi ha preceduto. Io ho il compito di portare i saluti del presidente della provincia, che oggi non è potuto intervenire, l'avvocato Silvio Franceschelli, si scusa dell'assenza. Io partecipo in sua vece in punta di piedi e con il rispetto che si deve, insomma, a questo ambiente, a questo spazio, a questa città che racconta in ogni angolo di bellezza. Noi amministratori siamo chiamati in questo tempo spesso a riflettere, a ragionare, a lavorare sul concetto della connessione, della riconnessione, della ristrutturazione, della ricucitura delle nostre città, sia nella loro dimensione fisica, quindi cercando di rimettere insieme, legare quartieri, ricucire situazioni che il tempo ha anche allontanato, sia anche nella dimensione sociale, nelle dimensioni sociali che si vivono nelle nostre comunità. Questo periodo, se possibile, purtroppo ha lacerato ulteriormente alcuni legami nelle nostre città, quindi è il tempo ancora una volta, e se possibile ancora di più, di ragionare di ricucitura e di riconnessione. Penso che questa città, questa comunità lo stia facendo in un modo, oggi in un modo assai originale. La discussione lanciata qualche anno fa da Renzo Piano, quando introdusse il concetto di rammendo, no, delle città. Siena lo fa oggi con un approccio del tutto originale e bello, e sicuramente da apprezzare, costruendo questa operazione di riunificazione della collezione Piccolomini Spannocchi, che da oltre un secolo era, diciamo, a disposizione in qualche modo della comunità, ma in sedi separate. Quindi questa città, in un modo assolutamente originale, partecipa in modo positivo a questo dibattito e dà un contributo anche alla riconnessione, alla ricucitura, attraverso appunto questa operazione di riunificazione. 1835-2021, sono trascorsi 186 anni da quando la comunità senese acquisì una delle più sorprendenti, affascinanti ed eterogenee collezioni d'arte che si potessero ammirare a quell'epoca.
Gli eredi della famiglia Spannocchi avevano deciso di donare alla città la serie di dipinti, 178 in tutto, che avevano donato la loro dimora Patrizia nel palazzo vicino alla Basilica di San Domenico fin dal 1774, anno del matrimonio tra Caterina Piccoloni e Giuseppe Spannocchi. Qual è la singolarità di questa raccolta? Oltre alla sua ricchezza di qualità, di presenze rilevanti, senza dubbio le vicende avventurose che l'hanno connotata, ricche di campi di scena, che in qualche modo poi la condussero assieme in un ampio arco di tempo, circa due secoli. Molti di quei dipinti, una sessantina, erano appartenuti fin dal 500 ai Gonzaga, duchi di Mantova, che ne avevano impreziosito le sontuose sale del Palazzo Ducale. Una buona parte delle opere del Palazzo Ducale furono disperse, qualcuno pensa trafugate, nel sacco di Mantova del 1530, che mise la città a ferro e fuoco da parte delle truppe imperiali e in cui si era distinto per la presenza anche Ottavio Piccoloni, generale il cui ruolo nella vicenda è ancora un po' tutta da chiarire. Si trattava di una variegata serie di opere da stanza, quasi tutte di formato ridotto, nature morte, ritratti, piccoli e preziosi quadretti destinati agli studioli come la serie dei 12 imperatori romani, copie da Tiziano, o i quattro rami in cui Ludovico Dondi, pittore di corte, aveva raffigurato, come a volerne mantenere un ricordo miniaturizzato, alcune delle grandi tele, raffiguranti i trionfi di Cesare, che Andrea Mantegna aveva dipinto per i Gonzaga e che gli stessi duchi di Mantova avevano venduto qualche anno prima alla corte dei regnanti inglesi. Fu tramite un altro generale, Mattia Scalasso, anche lì presente al sacco di Mantova, che le opere approdarono a un certo punto nel Principato Vescovile Trentino, dove un attento e appassionato collezionista, il preposto Lidovino Piccolomini, aveva costituito una quadreria che non aveva nulla da invidiare a quella mantovana, incrementando di presenze di elevata qualità la sua già cospicua raccolta. E fin dalla metà del Seicento, e lo sappiamo questo da una ricca serie di lettere che sono state scoperte nell'ambito delle ricerche che abbiamo effettuato per questa ricostituzione, insomma fin dalla metà del Seicento il preposto aveva iniziato a inviare alla famiglia a Siena opere della sua collezione. Nel 1709, morti Ludovino e il nipote Antonio, suo erede, molte delle opere furono condotte a Siena, alcune poi invece furono anche vendute all'asta. Però ritorniamo all'altra data fondamentale, quella del matrimonio, quando la collezione assunse la consistenza di quanto noi oggi vediamo esposto al Santa Maria della Scala, grazie all'unione dei due patrimoni, Piccoloni e Spannocchi. Tra poco il risultato di questo appassionante lavoro sarà sotto i vostri occhi. Mi rimane da dire che ognuno di noi, tutti quelli che hanno in qualche modo contribuito a scrivere questa nuova pagina della storia museale senese, se da una parte credo abbia donato con generosità le proprie competenze alla costruzione del progetto, dall'altra ha ricevuto di ritorno un arricchimento culturale dovuto non solo all'approfondimento scientifico, ma anche e soprattutto all'ampia condivisione con tutti i soggetti che a vario livello vi hanno collaborato. Grazie. Thank you.